E ribenvenuti. Allora, la prima cosa che voglio dire è che c'è un po' di problemi col PSN, cioè col Play Store. Io praticamente non so se riuscirò a registrare, perché è un problema che persiste da ieri sera. A quanto ho capito, non solo io ce l'ho quel problema lì. Cioè, praticamente io risulto online, però se tu dovessi giocare online, la PlayStation non va. Ieri sera non mi partiva GT Sport, non mi partiva PES, non mi partiva Horizon, Wreckfest e Days Gone, li ho provati tutti. Molto probabilmente perché la mia connessione funziona, perché i cellulari vanno, il computer va, è proprio un problema di PSN. Quindi non so se questa registrazione, quando e come la metterò sul canale. Comunque. Siamo arrivati ai gironi di Champions League, sarà la prima partita, ci sono stati dei begli acquisti, e io vi faccio vedere subito i gironi, e questo è il nostro. 20 Manchester City Basilea, Madrid, Atletico Arsenal, Rennes, Dinamo Kiev, Juventus Galatasaray, Olympiakos Dinamo Zagabria, Olympique Marsiglia, Barcellona, Watford AAB. Liverpool, Real, Schalke e Losanna, Shakhtar, Borussia Dortmund, PSV e Nacional, Porto, Valencia, Hoffenheim e Copenaghen, scusate. L'Hoffenheim ha vinto lo scudetto in Germania. Zenit e Lille vittorioso in Francia, Rangers e il CSK Huepen, non so che squadra sia. E niente, questi sono i gironi, io la formazione l'ho già fatta, vi faccio vedere un attimino i miei acquisti. Ho dato via Krovinovic e De Frel, è arrivato Romagna, poi Krovinovic l'abbiamo dato via, è arrivato Eramo e Rodriguez. In avanti è andato via De Frel. È arrivato Lagumina, che è già andato in gol col Verona, tra l'altro seconda vittoria consecutiva, ed Herrera. Fiolic, visto che è arrivato Rodriguez e si darà il cambio con Eriksen, Fiolic retrocederà a centrocampo al posto di Krovinovic e forse a gennaio arriverà Viola, forse, vedremo. Ragazzi, andiamo a questa prima partita. Io ho già fatto la formazione, vediamo se. Ecco, mi ha messo Viola e Gorezzi, Fiolice e Goretzka, e invece io no, qui avevo Darida e non avevo Fiolic, ma avevo. Vabbè, volendo possiamo anche lasciarla qua. Lasciarla così, non è male. Ok. Andiamo per questa prima partita di Champions League, fase a gironi. Loro giocano con la maglia rossa e noi ci mettiamo la nostra maglia nuova. Lo stadio, andiamo a fare. Non capisco perché il PSN fa così. Calcio d'inizio. Ho fatto la verifica anche alla connessione internet sulla Play. Mi trova tutto, download, upload, il NAT, tutto mi trova. Tutto perfettamente. È un problema loro, è un problema loro che devono risolvere. Benissimo, andiamo per questa prima partita di Champions League. Esordio per il Pisa, è la prima volta che porto il Pisa in Champions League. Vediamo cosa succederà. Speriamo almeno di arrivare terzi per un'eventuale Europa League. Piove, piove all'Arena Garibaldi. Pisa 20, mamma mia ragazzi. Maglia bellissima. Ecco Pavoletti. Herman Boutroy. Mamma mia. Il 20, squadra olandese sempre temibili, si è qualificato per la Champions League lo scorso campionato,
se adesso niente, vedete che mi ha messo impossibile scaricare Dirty Rally 2.0. È proprio un problema di connessione con il server del PlayStation Store, ma non dipende dalla mia connessione, perché la mia connessione funziona benissimo. L'attesa è finita. Allora, Accomodatevi Pisa, tutto. Zitovic, Perché il Kereko, calcio c'è Gonzales, portata. Kier, Bisacca, Perez, Darida, Chioli, Ceric, Botroide, Pavoletti, Panchina, c'è cioè Romagna, pronto a esordire. Abbiamo il 20 con Gomis, Erkens, Yavane, Cornelis, Elayun, Brama, Caccion, Aroqui, Ugo Freile, Dorjevic e Gorra. Nomi veramente impronunciabili, eh? Comunque, è così. E andiamo. Calcio d'inizio e l'avventura della Champions comincia anche per il Pisa. Jimenez, scusate, Perez, Terekov. Pallone a Perez. Eriksen. Eh Squadra al debutto nella massima competizione sì, europea. Fiolic, come vi ho detto, retrocesso a centrocampo, tiene palla, la difende, cerca il fallo, piove, campo pesantissimo. Eriksen. Terekov. Appoggia per Darida, si destreggia ancora verso Terekov, bravissimo. Poi mette questo pallone in area, non passa. Darida. Terekov. Pallone ad Eriksen, l'allarga, non c'è spazio, Fiolic prova la finta, Kajkon, spinge, Gorra. Attenzione al 20 che riparte, 4-3-3 per il 20, attenzione, che diventa un 4 centrocampo a 4 in fase di non possesso palla. Lancia in avanti, Gonzales, mi spinge, arriva però ancora Kajkon. Su di lui Perez, adesso Brama, grande Perez, commette fallo, calcio di punizione per il 20, Caccion, subito Fiolic a chiudere, poi Brama, bravissimo, grande Perez, quando c'è lui si vede, Pavoletti lancia Botroide, colpo di testa, chiude bene ma ancora recupera il Pisa, pallone lungo per Pavoletti che la tiene giù, bravissimo a difenderla, e poi palla ancora in mezzo. Spinge ancora il 20, Darida, Eriksen, è anticipato da un buon Brama, Emens, Djordjevic, pallone che però è sbagliato, recupera Bisacca dall'altra parte, e riparte il Pisa, Terekov, Darida, pallone ad Eriksen, la gira, palla verso Fiolic. Tocca ancora per Pavoletti che prova a girarsi, parte tiro! E la parata di Gomis, ex Toro, vivaio del Torino, Gomis. Ora Brama e Perez, era meglio Brama, ma arriva Gonzales, in mediana a recuperare, Darida sbaglia tutto, attenzione, ora è Perez che deve recuperare. Gonzales, Kier. Si gioca molto lenti perché il campo è molto pesante, Fiolic. Bello lancio in mezzo, esce Gomis e blocca. Ancora Gomis che va a rilanciare. Eriksen, colpo di testa adesso però del centrocampista del 20. Arriqui, Ugo Fraile. Attenzione, attenzione al 20 che entra in area. Fraile ancora la mette in mezzo. C'è Kier, mamma mia, meno male che la toglie. Dobbiamo chiudere. Luca con Arqui, Oroqui, chiamatelo come volete. E poi c'è il fallo di Darida su Brama. Buon giocatore questo Brama, interessantissimo. Vedi già da come si muovono. Cornelis mette in mezzo il tiro sporcato, finisce un calcio d'angolo. C'è stata una deviazione. Più possesso palla Pisa che il 20. Ugo Fraile mette in mezzo per Yamane, colpo di testa di Yamane e palla alta. Ancora angolo. Attenzione perché se gli angoli sono forti da pallone attivo. Ugo Fraile, ancora lui. Mette in mezzo Pier. Mamma mia. Viene anticipato da un bellissimo colpo di testa. Ma palla che finisce a lato.
rimessa per Vukovic, che ci ha salvato, ma gran vittoria col Verona con doppietta di Rodriguez, gran giocatore. Kier ancora avanza, tocca per Eriksen che gli si fa passare dal pallone, risponde subito con Djordjevic, il 20 brama, ancora Djordjevic, viene messo giù e ci sarà cartellino per Gonzalez. Giusto. Fallo, come possiamo vedere, nettissimo, e cartellino giallo per Gonzalez. Calcio di punizione, sempre Ugo Fraile. Attenzione ai due inserimenti in aria. Mette il tiro. Grande. Hanno fatto la finta di entrare in aria in due. Lui invece ha battuto subito in porta. Un grandissimo gol. Non c'è potuto arrivare il tiro. Va bene. Botroid. Perez. Può portare pari. Tocca per Eriksen, che è un po' in ombra oggi. Darida. Niente da fare. Lancia in avanti verso Djordjevic. Gonzalez ferma tutto e mette rimessa laterale. Ma è deviata, quindi rimessa per il Pisa. Subito. Pallone verso Darida, che deve un po' svegliarsi. Eriksen. Palla ancora. Adesso Pavoletti. 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 La tiene. Attenzione. Adesso Pavoletti che arriva, parte il tiro, bonus, e c'è il fallo, fallo per il Pisa. Subito Pavoletti che si fa vedere, subito Pavoletti che si fa vedere. Eriksen, io ci provo ragazzi, non sarà facile segnare così. Vediamo, parte Eriksen, il tiro a giro, Gomis, senza problemi. Speravo che scivolasse il pallone, ma chiudo. Rilancio di Gomis in direzione di Brama, c'è Gonzalez, attenzione, stoppa tutto Tereco e tocca per Eriksen, palla Botroid, di prima Pavoletti che si gira, palla Fiolic, mette in mezzo per Pavoletti, colpo di testa, ma ancora recupera il Pisa, invece no, Gorre, provano a ripartire da dietro. Erkens verso Djordjevic, colpo di testa, recupera subito, grande Perez, gran controllo sul bagnato, pallone a Pavoletti, Pavoletti, c'è il fallo, calma, fermati. No vabbè, di qui è lontanissimo. Eriksen, pallone a Perez, allarga, chiama palla in mezzo, riceve Darida e poi gli sfugge dai piedi, attenzione che il 20 qui spasticcia, mamma mia, dai Darida però, hai voluto i soldi e vedi di guadagnarteli però, Djordjevic, pallone Fraile, ancora Djordjevic, in esterno destro, attenzione, gran lavoro di gambe, Kier, sontuoso, niente da fare, ancora 20, non facciamo falli qui, attenzione ancora a Ricky, bravissimo qui Darida, come non detto ha già fatto un buon intervento, riparte subito il Pisa, proviamo ad allungarci un po', ancora Pavoletti, pallone ancora di prima, Eriksen, tiro fuori, che buono. Questo gli ha appena rinnovato il contratto, chiede di nuovo soldi, adesso non gli do più niente. Che cavolo, io ho rinnovato due volte in tre mesi. Prende quasi 2 milioni di euro all'anno. Sono 4 miliardi, Non è che prende ciofeche. Riparte il 20. Brava. Arriviti. Attenzione, Djordjevic. Questo è un buon attaccante, Ora Abram. Brama, scusate. Aruki. Ancora Brama. E ancora Aruki. Finisce il primo tempo, ma niente da fare, non riusciamo a pungere, come dovremmo pungere? Allora, a me Botroid non sta piacendo proprio per niente, lo andiamo a togliere, mettiamo Jimenez, togliamo anche Eriksen, mettiamo Rodriguez, io quando vedo che non giocano, e togliamo Gonzalez, attenzione, che c'è l'esordio di Romagna, che era nella primavera. Strano che il Milan non se l'è ripreso perché c'ha dei centrali vecchiotti. Riparte Brama,
Attenzione Cornelius, al suo esordio Romagna subito in una partita, una competizione molto importante e difficile come la Champions League. Pallone ancora da questa parte, ferma tutto Darida che combatte, bravissimo, è stato un po' strillato, preso a cinghiate nel culo negli spogliatoi. Ancora la palla verso Ugo Fraile, attenzione colpo in testa, mamma mia, meno male che Cornelius l'ha tirata alta. Attenzione su queste palle inattive, perché Cornelius è un giocatore pericolosissimo su palle inattive. Rilancio in avanti, l'appoggio verso il russo Terekov, tocca in direzione di Darida che può avanzare, prova ad allungare, ecco Gimenez che tocca bene, si gira e voleva darla a Rodriguez, non c'è riuscito. Attenzione a questi sbalzi, e lo sapevo. Deve uscire Zirko, deve uscire, ma va a chiudere Bisacca. Mamma mia, che chiusura, bravissimo. Ancora Bisacca. Andiamo ragazzi. Pallone a Fiolic. La gira in direzione ancora di Rodriguez, che è un buonissimo trequartista. Palla verso ancora Gimenez, che aspetta l'inserimento di qualcuno. La tocca poi per ancora Darida. Fa andare Terekov e niente da fare, non passa. E la palla va è fuori, arbitro. Dobbiamo suonare la campanella. Terekov, Rodriguez, Darida, non si può tirare, non c'è spazio. Pallone Terekov, mette in mezzo questo pallone, mamma mia se passava c'era Gimenez. Gioca bene il 20 e gioca veramente bene. Lancio subito in avanti, mamma mia ragazzi, dietro. Haruki, attenzione Kier, mamma mia come l'ha chiuso bene. E riparte subito tutto di prima con Rodriguez, Pavoletti, dai e vai su Fiolic, ancora Pavoletti, mette in mezzo per Rodriguez, stop il tiro di prima, niente, buonissimo. Avete visto quanto è forte, secondo me è più forte di Eriksen quello lì. Ora Kier, Perez, il Pisa ci prova, sta giocando un buonissimo secondo tempo, ancora verso Pavoletti, subito di prima, niente, ma rimane lì la palla, ancora Rodriguez, si gira, tocca per Darida, bravissimo verso Terekov che non fa il movimento Pavoletti e allora Terekov indietreggia, tocca ancora per Darida, cerca di mettere in mezzo un bel pallone, dai Darida, la mette in mezzo, e palla deviata. Corsa dal centrocampo, Darida, pallone verso Terekov, si allunga, la mette in mezzo, ma niente da fare, ancora che si difende bene ma va a recuperare con una veemenza Darida, che è combattente, è stato un po' preso per la pelle del sedere negli spogliatoi dal mister Bruno, giustamente, perché insomma soldi ne guadagna e devono giocare, perché sennò io ve lo dico, se cominciano a fare schifo li vendo, Fraile ancora, questa è la Champions, quindi qualcosa quest'anno dobbiamo portare a Pisa. Attenzione, la palla in mezzo, chi è? Perez, subito, verso Pavoletti, Gimenez, niente, non si passa. Stacion. Pallone ancora in avanti, Kier lo controlla bene per ben due volte, poi Perez, subito pallone a Rodriguez, andiamo Rodri, andiamo, palla bella qui per Gimenez, messo giù, calcio di punizione, aspettate qui, mi sa di no, ah no, è proprio un problema di PSN secondo me. Attenzione a Rodriguez, proverà la battuta in porta, tiro di Rodriguez, la parata di Gomis, potrà fare ancora Gomis che rilancia, c'è Perez, colpo di testa, bravissimo Rookie, guardate come giocano alti e larghi il 20, è molto difficile andargli a prendere il pallone così, ancora Kier, poi Bisacca e andiamo con Fiori, c'è il giovane ma bravissimo, ha giocato un gran campionato l'anno scorso da trequartista. Pallone ancora da parte di Rodriguez, no, dovevi tirare Rodriguez, era marcato Gimenez, dovevi tirare,
Recupera però il Pisa, che grinta, Rodriguez, la palla ora di Menez, che la tiene giù, prova ad andare via, niente da fare, non riesce, non si passa, è un muro olandese, un muro di tulipani e di tulipane. Lancia, attenzione, c'è offerto, Josevic, che non si può andare in Olanda, devi fare il vaccino. Isacca, pallone a Pierre, e ci ritrova ancora il Pisa con Perez e poi ancora Darida. Proviamo ad avanzare, chiama in casa Oterekov, il nostro marcione, il nostro treno, il nostro treno. Palla adesso ancora da questa parte, ancora Oterekov, 1-2 e niente, se l'allunga troppo dalla Russia con furore, mannaia la puttana. Esce Giorgi e dice, gran partita, dentro a Cerny, mamma mia che giocatori che c'ha, porca vacca. Si riparte, 82esimo, la vedo veramente triste. Lama, lanci in avanti, ancora Kier, poi Perez, Perez, Pavoletti che tiene giù la palla, lancia ancora Rodriguez, ma sbaglia, arriva tutto il pallone, arriva in due, la riconquista Perez con grande abilità, Perez, Perez. Niente, non si passa ragazzi, chiudono, difendono in una maniera veramente pulita e bella da vedere. Bisacca riconquista un gran pallone con grande veemenza, la tocca adesso per Rodriguez, niente, scappa via. Pallone difficile anche da controllare perché è bagnato, guardate, è una zuppa sto campo. Guardate le pozzanghere che si alzano sotto gli scarpini dei giocatori. Ultima azione, tutti avanti, a costo di prendere il 2-0, ma dovremmo almeno cercare di pareggiarla. Ed ecco Fiolic che adesso avanza, tocca in direzione ancora di Pavoletti che si gira, cerca qualcuno da servire, lo trova in Rodriguez, ma ancora sbaglia per ben due volte Pavoletti l'appoggio. Niente da fare, finirà, o presumo che finirà così. Fermi, attenzione. E recuperiamo bene palla, subito Bisacca, dai! E finisce così ragazzi, io spero che me la salvi, e poi quando funzionerà la metterò, cosa devo fare. Benissimo ragazzi, è tutto. Non guardiamo i risultati che tanto, se no non finiamo più. Vincono Manchester e Twente, quindi sono primi. Ok ragazzi, ciao a tutti e alla prossima.